sul battito dei cuori per un cuore rosa nero, dalle curve sale forte un suo grido. Seria! Sicilia per presentare questo libro. Sì. Ecco, intanto vuoi ricordare il titolo e perché questo titolo? E poi in realtà da quello che ho avuto un po' io modo di capire è un po' anche un modo molto intimo di raccontare questa bellissima storia che, come tutte le figlie e i padri, e certe volte anche un po' conflittuale, però è una storia di grande amore. Sì, è vero. Il libro si chiama Tutto o Niente e ho scelto questo titolo proprio mentre scrivevo il libro, no? Perché poi quando scrivi ci sono delle parole che ti accorgi che magari ritornano. E effettivamente ritornavano perché era il modo più sintetico di descrivere il carattere di mio padre, ma anche di raccontare con uno slogan come secondo me va presa la vita, cioè come quasi un grido, no, di guerra. Bisogna lanciarsi, bisogna rischiare, perché ogni volta che decidi è tutto o niente, non bisogna avere paura. Io sono un ariete e quindi non posso che condividere tutta la mia vita, o tutto o niente, e poi in ogni caso devi arrivare fino in fondo, sì. Perché devi sapere qual è la fine, non devi mai rimanere mai con rimpianto e dire ma potrebbe essere, avrebbe potuto essere, no, è finita in quel modo, lo sai, e quindi o bene o male. E siccome abbiamo sempre tempo, piacere che siamo vivi, di completare, brava, le nostre cose, bisogna, sì, secondo me Tutto o Niente riassumeva un po' questa grinta che ritrovo in mio padre, spero di mettere nel mio modo di vivere. Senti, che immagine secondo te viene fuori da questo, libro? Noi ovviamente di Marco abbiamo questo urlo, ma a parte poi la sua, come hanno ribadito molti, la sua grande serietà, la grande professionalità, che sono sempre dei modelli importanti, soprattutto in una società come questa di adesso, dove si bada troppo un po'
alle cose superficiali e meno a valori importanti, che sono quelli fondanti poi per le famiglie, per la vita di tutti. Che cosa alla fine di Marco viene fuori secondo te? Ok, va bene. Cosa viene fuori? Allora, secondo me la cosa che a me piaceva provare a rendere era che la normalità è più che sufficiente. Bravo. Per fare cose straordinarie. Sì. La normalità, cioè non ci si deve deconcentrare, perdere energie, bisogna essere sereni di quello che si è, che è la cosa più difficile, sembra la cosa più naturale, invece secondo me è la cosa su cui bisogna lavorare di più. E spero che da questo libro, raccontando un bambino che giocava in via Cisanello con i suoi amici, che si portava la sedia al bar del quartiere per vedere i programmi, la televisione la sera, e che piano piano, senza mai bruciare una tappa, con grande determinazione, è riuscito a fare delle cose che neanche sognava. E quindi direi che rimane questa la mia idea: la normalità è più che sufficiente per fare grandi cose. Ci lasciamo con un'ultima domanda: essere la figlia di un calciatore che piano piano diventa un po' un idolo di tutti, è più difficile viverci perché magari sta meno con te, però io vedo che c'è molta complicità. C'è molta complicità, è stata frutto anche di un percorso, nel senso che non è un problema tra te e tuo padre, no, è che inevitabilmente ti sbrana un po'. Certo. Perché c'è un contesto che crea questa situazione, però se poi uno trova la propria identità professionale e la propria strada, il problema non si pone più. E io ho avuto la fortuna, anche incontrando Minoli, di trovare la mia identità professionale. Brava, intanto in bocca al lupo per il tuo lavoro. Credi. Ricordiamo il titolo, perché io penso che lo possiamo dire anche ai nostri amici siciliani, è un libro da leggere. Speriamo, tutto niente. Grazie. Dino, ci troviamo qui perché oggi è l'occasione anche di venire a vedere un po' quello che ha il lavoro di Tardelli, di Marco Tardelli, che rappresenta nell'immaginario, soprattutto di quelli che hanno un po' più di anni di età, un momento esaltante, come lo fu per me anche quello di Grosso, che correva come un folle, perché in realtà l'Italia aveva vinto i mondiali. In realtà voi siete anche partner di questa iniziativa. Sì, assolutamente sì. Tardelli certamente non è questo libro a dare valore aggiunto, no, a quello che ha già fatto. È un campione, perché non mi piace neanche definirlo un ex campione, perché campioni lo si è per sempre, soltanto si esplicita il proprio essere campioni in altra maniera. Oggi, prima lo faceva sul campo, oggi lo fa scrivendo e diffondendo i suoi messaggi. Tardelli è anche un'icona per tutto il mondo, non soltanto per l'Italia, perché quel famoso urlo mondiale nella mente di tutti, non soltanto dei tifosi italiani, è diventata la rappresentazione della caparbietà, della voglia di vincere, della felicità di avercela fatta e della consapevolezza di avercela fatta. Penso che questo sia un messaggio veramente bello che lui continua a portare nel mondo. Assolutamente sì, ed è pure importante, credo, anche per la Lega poter, la federazione attualmente, la FIGC, avere anche, ecco, degli interpreti del calcio che sono dei personaggi positivi. Hai detto tutto, servono sempre eroi positivi in delle età che comunque attraversano sempre delle negatività. In qualche modo oggi ci viviamo un'età e un'epoca nella quale sono diminuiti i conflitti sociali, ma sono aumentati i conflitti di genere, ed ecco quindi l'importanza e la valenza di questo incontro su questo tema specifico, la violenza sulle donne, che rispetto al quale bisogna fare un lungo percorso. Ci sono due momenti che bisognerà attenzionare: uno è l'immediato, la repressione immediata di questo grosso problema, l'altro invece è l'evoluzione culturale che bisogna accompagnare, bisogna accelerare e bisogna far sì che quanto prima
possibile il adesso noi, i nostri figli sono nativi digitali, verrà il momento in cui ci saranno dei ragazzi che sono nativi paritari di genere, questo sì. È il momento che bisogna accelerare attraverso i processi, diciamo, rispetto ai quali il mondo del calcio può dare tanto, soprattutto il rapporto al mondo della scuola, al mondo dell'università. Assolutamente. A Stefano invece chiediamo un ricordo di quel momento magico quando Marco Tardelli... È un urlo lungo 34 anni fa, esatto. Io abitavo a Roma, e ancora diciamo che l'urlo liberatorio di una felicità espressa nella maniera forse anche più elegante di un calcio che oggi magari è scimmiottando altre cose, proprio quella liberazione, quella felicità di un giovane calciatore che realizza un sogno, di segnare un gol in una finale mondiale, che rappresenta il sogno di tutti i giovani calciatori. E dopo 34 anni qui ritrovarci è anche un esempio positivo di un atleta che sicuramente ha fatto molto sia in nazionale che nel club e che aiutano tantissimo, dovrebbe essere da esempio e da modelli per un calcio che sicuramente è un calcio diverso, che è un calcio che insegue altri obiettivi e altri interessi, però credo che è l'augurio che possano essere, diciamo, occasioni per affrontare tematici come diceva il presidente Dino Corvo, che non soltanto, diciamo, lo sport è un veicolo che aiuta. In questo caso abbiamo parlato di femminicidio, di problemi seri che la società vive, e che puoi coniugare attraverso il mezzo veloce che è il calcio, perché il calcio è il mezzo che arriva prima di tutti gli altri, diciamoci francamente che è la verità, tanti altri sport non hanno la forza che abbiamo noi, e allora se serve ad aiutare e portare avanti temi importanti, io credo che sia occasione migliore che coniugare questi aspetti, quello sportivo e quello sociale, che di cui il calcio deve essere veramente il portabandiera di questo. Noi siamo un'agenzia educativa e ci impegniamo a aiutare la società, perché da noi iniziano i ragazzi a vivere da 6 anni in poi, noi li accompagniamo assieme alla famiglia e alla chiesa a quello che è un grande percorso, per cui credo che sia importante che attraverso queste iniziative, la presentazione di un libro, si possano anche parlare di temi importanti. Certo, senti, la Sicilia, come diceva il mio amico Renzo Arbore, sud, noi siamo do sud, profondo sud, però... Non siamo corti e neri, perché ci sono due ricordi secondo me bellissimi, che in un campionato un certo signor Totò Schillaci ci fa sognare e poi in un altro campionato il gol come Tardelli, vittoria, lo segna un giocatore del Palermo che poi andrà alla Juventus, che è Grosso. Quindi dico, anche la Sicilia, vuoi o non vuoi, ha contribuito comunque alle glorie di questa nazionale. Assolutamente, diciamo, nel 2006 è stato, diciamo, una nazionale dove ci sentivamo veramente noi siciliani, noi palermitani. Tra l'altro c'era Barone, molto presenti. Zaccardo, Zaccardo, diciamo, 5 giocatori palermitani che non era mai successo, per cui anche noi nel nostro piccolo, pur non avendo vinto mai grandi competizioni europee, da palermitani e da 10 anni in Serie A ci siamo sentiti protagonisti, anche noi abbiamo dato un contributo alla nazionale, questo credo che è stato un grandissimo risultato degli ultimi anni. Assolutamente, ecco, un ricordo pure tuo di questo momento in cui il Grosso comincia a correre, a Schillaci ci fa sognare con tutti quei suoi gol a ripetizione che nessuno si aspettava. Ma io, il mio ricordo è Piazza Politeama, il mio ricordo è la 500 in cui tutti quanti e in cui tettuccio aperto, bandiera quel, della nazionale, il mio ricordo la gente con tutta dipinta di tricolore, e di questa gioia quella luce veramente particolare che credo che sia indelebile nella memoria di tutti quelli che sono andati in piazza a festeggiare.
stavolta il silenzio è segno di presenza, vedi un po'. Buonasera a tutti, mi sento un po' strana da questo pulpito, come si suol dire, però d'altra parte insomma l'evento è importante e io devo dire sono felice di essere stata invitata insomma così a presentare, co-condurre questo evento dibattito unico nel suo genere, devo dire, originale insomma nella sua doppia valenza, di nuovo piano delicatamente, e perché insomma è la prima volta che l'ambito dello sport e la dimensione della donna vengono accomunate, vengono unite, possiamo dire così, legate da una voce, ma più che una voce è un grido. No, più che un grido è un urlo. Anche qui c'è una doppia valenza, come ben sapete, sappiamo tutti, quindi è un urlo contro appunto la violenza. Il fatto, devo dire solo questo, che siamo in ritardo, quindi naturalmente cerchiamo di procedere con la scaletta, il fatto che di questo grido si faccia promotore lo sport, come tra l'altro disse il fondatore dei moderni giochi olimpici, Pierre de Coubertin, lo sport è una fonte di arricchimento interiore, una possibile fonte, e ci troviamo tutti. Il fatto che appunto lo sport si faccia promotore, energia motrice di questo urlo, è importante, di fondamentale importanza, ci ricorda la funzione primaria, fondamentale dello sport, la sua funzione pedagogica, e il fatto che ha questa funzione, questo simbolo, oggi si è messo accanto un altro simbolo, posso dire la madre della funzione appunto pedagogica nella società e del microcosmo della società, che è la famiglia, quindi la donna, ecco, solo per questo insomma questo evento di dibattito oggi assume dei connotati importanti. Bene, io direi, e quindi è una serata di insegna dello sport, del movimento, dell'educazione al movimento, al rispetto di sé, dell'altro, ma anche della cultura, parleremo di libri, abbiamo ospiti, ma io passo, e scusate, mi interrompo, ma anche l'insegna della buona cucina, perché tutto sarà seguito da una gustosa bevicena, il che non guasta. Passerei adesso ancora la parola, vorrei presentare intanto chi accanto a me modererà l'intervento appunto dei relatori, quindi il giornalista Mauro Sarnica. Vincenzo Chiavetta, psicologo dello sport. Qui possiamo dire, insomma, si deve la realizzazione di questo evento. Un gioco di squadra, questo mi piace, anche questo è sintomo del sano sport. E naturalmente, insomma, gli ospiti importanti di questo evento, l'attrice siciliana, sono felice, l'attrice donna siciliana di presentarla, Anna Maria Spina. Simbolo dell'urlo, detto così sembra, di urlo di vittoria, ma non solo, Marco Tardelli. Passerei, mi piacerebbe invitare. C'è un'altra. Oddio. Sì, perché era nascosta, quindi diciamo non c'è. Ma io non mi offendo perché obiettivamente non mi potete conoscere, io sono Sara Tardelli, però. Insomma di averti con noi, Sara Tardelli. Buonasera, grazie alla società per l'invito, benvenuti agli ospiti, Sara Tardelli e Marco Tardelli. Marco Tardelli è un'icona, ormai nota al mondo, il suo urlo rappresenta la vittoria, rappresenta la consapevolezza di avercela fatta, e ha esportato questa immagine positiva in tutto il mondo.
saluti sinceri da parte del Presidente regionale Santino Presti e da parte del Vicepresidente della Regione di Tanti Sandro Morgano, nonché delegato nazionale al calcio femminile, che molto volentieri avrebbe voluto partecipare a questo incontro. Lo sport a livello dilettantistico non è più, anche a livello dilettantistico, non è più un pastello, è qualcosa di molto serio, è qualcosa per il quale c'è bisogno di una qualificazione sempre maggiore, soprattutto da parte di chi lo gestisce, da parte dei dirigenti. Ecco che la nostra delegazione, collegata territorialmente con l'università, tende a fare da tramite tra il mondo del calcio e i dirigenti che vengono fuori dai corsi che abbiamo la fortuna di avere all'Università di Palermo, e precisamente il corso di studio in management dello sport e delle attività motorie e il master in diritto e management dello sport. Io credo che avere dirigenti sempre più qualificati sia precondizione per, e arrivo al punto e al tema, diciamo, della serata, per indurre comportamenti positivi che possono prevenire tutto ciò che purtroppo quotidianamente leggiamo nelle cronache dei giornali. La scuola, il calcio, le scuole calcio sono delle agenzie educative estremamente importanti, e attraverso le scuole possiamo accelerare questo processo di crescita culturale che può portare veramente all'azzeramento della violenza di genere. Ormai nella nostra società i conflitti sociali stanno diminuendo, stanno per aumentando i conflitti di genere, e credo che su questo dobbiamo fare una riflessione comune. Il lavoro che si può fare nelle scuole e con le scuole è quello che porterà, spero nel più breve tempo possibile, oggi noi abbiamo i nostri figli che sono nativi digitali, spero che nel giro di qualche anno possiamo far nascere quelle generazioni che sono nativi parità di genere, che sarebbe già un ottimo risultato. Grazie e buon lavoro. Forse sa, a volte da genitori, noi con i nostri figli, loro non si confidano.
confidano con noi, no? Perché hanno quei timori. Allora forse nei mister, negli allenatori, nelle società, trovare un punto, una mezz'oretta, un incontro anche settimanale, dire così, da questo momento, una volta alla settimana, mezz'ora, ascoltiamoci, parliamo un po' di quello che per voi significa il rispetto del gioco. Iniziare così, attraverso la loro terminologia, attraverso la loro passione, ma ascoltarli. E poi anche un colloquio individuale. A Palermo si usa signore, come dice, gioca bene, è un signore del calcio. Lui è signore in quanto gioca bene, ha giocato benissimo, ma signore anche nei comportamenti. E poi l'urlo di una signora, di un'attrice, una collega che in qualche modo è vettore, portatrice di forza, perché non è facile. Allora a questo punto io direi che deve passare il messaggio che l'urlo dello sportivo, in questo caso l'urlo di Tardelli, ha unito tutti noi, ha unito l'Italia e non solo. A questo punto l'urlo delle donne, cioè la denuncia, deve far sì che queste donne non si sentano sole, quindi urlate quando subite una denuncia. Poi per quanto riguarda invece lo sport, velocissimo, io qui ho visto, com'è, caramba che sorpresa, ho visto il presidente Dino Gormo, che è un mio amico, solo che non vedevo da anni, che assieme siamo diventati arbitri di calcio. Io ho fatto nel mio passato anche l'arbitro di calcio, poi ho smesso. Ho smesso per due motivi. Uno, perché quando entravo, perché qui da noi è facile, appena io fischiavo, cioè allora quando lo inizia, l'arbitro è cornuto, cioè, perché per noi l'arbitro è cornuto, cioè non c'è. E questa cosa mi dava un po' fastidio. Invece la seconda è perché spesso io mi trovavo a centro aria e siccome io facevo calcio e vedevo nei calci d'angoli sto pallone così, ogni tanto veniva di alzarmi a svettare di testa. Ho detto è rischioso, quindi forse è meglio che smetto. Ma a proposito di calcio, e finisco, io ho avuto veramente il piacere e l'emozione l'anno scorso di essere in campo assieme ai colleghi Valentino Picone e Salvo Di Carra. Ho giocato al Renzo Barbera, che per me era una cosa, entrare al Renzo Barbera per me. Ma la cosa bella è che un po' tutti ci siamo alternati, quindi io ho giocato 12 minuti, ma la cosa bella è che ho segnato. E il display che si accende, Moschella gol, è un'emozione. Poi Vito Chimenti che ti fa bello su gol, per me è stata una cosa veramente impagabile. Grazie. Un piccolo slogan, non te lo posso permettere, è proprio un secondo e mezzo, per chi, vabbè, è interessato di farlo, però vabbè, però per chi insomma volesse gradire, per chi non ci conosce, insomma il duo Moschella Brulé, noi passiamo dal cabaret d'autore ad altri generi di spettacoli, saremo al Teatro Agricantus a Palermo con una commedia, Noi diviso due, dal 13 al 16 ottobre, mo l'ho detto, vabbè, passiamo. Naturalmente adesso importantissimo perché la prevenzione si fa anche con l'apprendimento e prevenzione significa anche imparare a difendersi. Allora ci piace adesso dare il via ad una dimostrazione di difesa da parte degli allievi del maestro Luigi Sanfilippo della Academy, vediamo se non solo dico bene, Martial Arts di Termini Imerese, non so se l'ho detto bene. Spero di sì, quindi possiamo assistere a questa dimostrazione di difesa, sono curiosissima, tra l'altro vi prometto sempre di farlo, perché credo che sia utile. Prego, prego, si accomodi perché teniamo tutti a una sua. Buonasera a tutti, sono molto onorato di essere presente a questa importantissima manifestazione. Ringrazio il mio caro amico Vincenzo di avermi dato
questa opportunità, collegandomi a quello che è stato detto già prima per quanto riguarda lo sport, non vorrei peccare di presunzione, non vorrei sminuire il calcio di cui sono un grande appassionato, ma in tema di violenza contro le donne, noi delle arti marziali un po' la facciamo da padrone, nel senso che fin da piccoli noi all'interno della nostra federazione italiana, che è la FILCAM, cerchiamo di dare un messaggio alle donne, ma fin dalla loro giovane età, perché oltre a impartire loro degli insegnamenti prettamente tecnici e sportivi, cerchiamo di lavorare con loro dal punto di vista caratteriale e psicologico, perché oggi penso che uno dei più gravi problemi sia quello di non riuscire a lottare prima di tutto col carattere e con la mente, oltre che essere un insegnante di jiu-jitsu, di professione faccio l'avvocato, quindi abitualmente assistiamo ad episodi che ci rendono veramente molto tristi, quindi facendo frutto e tesoro delle esperienze che ogni giorno viviamo, cerchiamo di far crescere queste donne più coraggiose e, perché no, ci auguriamo che non succeda mai, avere anche la prontezza o comunque anche il carattere soprattutto di reagire, perché quello che manca oggi a tante donne è il coraggio di reagire, perché solo reagendo si può contrastare questa violenza che è inaudita nei confronti di questo gioiello che ci è stato donato dal Signore. Tutto qui. Adesso vi faremo vedere noi i vari passaggi, dalla tenera età di una piccola bimba che può subire anche nel suo piccolo questa violenza, perché noi nelle arti marziali siamo schierati anche contro il bullismo, contro la violenza nelle scuole, perché la violenza può essere anche attraverso i banchi di scuola, proprio quando queste piccole bimbe iniziano a frequentare appunto il loro piccolo mondo. Pian piano saliremo con l'età, quindi si esibiranno Oliveri Giorgia, che ha appena 7 anni, si esibirà Viso Martina, che ne ha 12, si esibirà Gaia Guarino, che è già un atleta a livello regionale, ha vinto anche qualche gara, e vi faremo vedere una brevissima, molto concisa dimostrazione, dove non potremo dare il meglio, perché noi ci alleniamo anche sul tatame, sulla materassina, e quindi saremo molto brevi, faremo vedere un qualcosa di molto conciso. Ok, fate saluto al pubblico. Inizia Giorgia. Ah!
sta simulando una spiacevole situazione in cui si trova per terra e il suo aggressore si trova sopra di lei. Utilizzerò una leva al braccio, tecnica del giudizio. Gian Piero Polipetti si
innamorò di questo giovane che calcava i campi in Serie Cadetta. Arriva la Juventus, e non sto io a dirlo, ma il palmarès che lo dimostra, vince tutto quello che c'era da vincere, ovvero 5 scudetti, 2 Coppa Italia, e soprattutto è tra i primi 3 giocatori ad aver vinto per prima le maggiori competizioni UEFA Pre-Club. Ve le ricordo: Champions League, Coppa delle Coppe e Coppa UEFA. Oggi non si può vincere più la Coppa delle Coppe, ma Marco Tardelli l'ha vinta, e l'ha vinta anche per prima. Ripeto, essendo tra i primi 3 giocatori del mondo a vincere. Un campione non solo del mondo, ma anche della storia della Juventus, la squadra più titolata in Italia, la squadra che ha dato più giocatori alla nazionale di calcio italiana, perché persegue ancora il Made in Italy. Questa è una cosa importantissima. Io, guarda, mi dicono che sono tifoso dell'Ape, la verità. Interista, guarda, simpatizzo per tutto. È vero. Hai ragione. C'è un altro sentitore che ti ricorda dei genitori. Comunque, la domanda che io subito vorrei porre a Marco è questa: tu approdi alla Juventus dalla Serie B, dato che oggi ci sono diversi stranieri, diversi procuratori che lanciano giovani stranieri che addirittura non valgono, secondo me, neanche un menisco, usiamo questa parola molto forte, di un giocatore italiano. Secondo te, il calcio tuo di allora, c'era più meritocrazia rispetto ad oggi nello sfondare nel mondo del grande calcio? Ma meritocrazia, io credo che è cambiato molto il calcio, è cambiato nelle strutture, è cambiato il business, è diventato molto più spettacolo. Ci sono gli agenti che purtroppo non fanno da soli, nel senso che anche i presidenti partecipano a questa volontà di comprare molti stranieri, anche perché costano meno e non devono tirarli su con tanti problemi al settore giovanile, e poi hanno anche, secondo me, qualche vantaggio che qualcuno dovrebbe soffrire. È un calcio, secondo me, senza anima quello di oggi, è un calcio fatto di giocatori, anche a volte di 11 stranieri in una squadra, e di conseguenza ci sono grandissime difficoltà per l'allenatore, ci sono grandissime difficoltà per i giocatori, e non posso sapere come mi sarei trovato in questa situazione. Io mi sono trovato bene nella mia situazione, dove ho incontrato da giovane dei giocatori importanti che mi hanno dato una grossa mano nella mia carriera, in Barizotto, Torino, tra l'altro siciliano, di Palermo, Morini, Boninsegna, tutti questi che sono riusciti a farmi rigare dritto, come si suol dire, perché avevano delle regole, avevano imposto una disciplina negli spogliatoi, soprattutto la Juventus, che è sempre stata una società che guardava molto al giocatore, ma anche all'uomo che si portava in casa. Di conseguenza sono stato fortunato, non so. Posso dire che è stato un bel calcio, un calcio un pochino più povero sicuramente, però è un calcio che amo, che purtroppo non mi vedo più in questa situazione. Dopo questa introduzione, e l'avrei presentato Marco Tardelli, ma non aveva bisogno di presentazioni, invito chi è presente alla mia fine, non le forze dell'ordine ovviamente, a spostarsi, perché avremo la possibilità di rivivere le gesta del Marco Tardelli nazionale in un video che ha preparato l'organizzazione. Spostatevi un attimo, i relatori ci sposteremo in prima fila e poi torneremo ai nostri posti. Grazie. Va sempre bene per il telefono.
secondo lei, costruisce la personalità o la rivela? Aiuta a costruire la personalità, aiuta a costruire i valori nell'uomo, aiuta a seguire una determinata disciplina. Per me lo sport è stato tutto, mi ha aiutato nella crescita, mi ha aiutato nei miei momenti di grande difficoltà. Io ho avuto molti dubbi su me stessi durante questa carriera e anche soprattutto all'inizio, però mi ha aiutato, sono riuscito nel correre a costruire me stesso e questo è stato molto importante per me, perché non avevo voglia di studiare, non so se avrei fatto qualche rapina, però io dicevo sempre questo a mia madre, forse se non riesco a 25 anni a diventare un calciatore vado a fare una rapina. Fortunatamente invece ci sono riuscito con l'aiuto dei miei fratelli e con l'aiuto dei miei compagni. Tanto non ti prendeva. Riprendiamo il dibattito con Marco Tardelli e continuiamo a parlare di Juventus. Sapete che la Juventus è di proprietà della famiglia Agnelli. Ma un nome su tutti, ovvero l'avvocato Gianni Agnelli, è rimasto nell'immaginario collettivo in tutti i settori della società civile. L'avvocato è un personaggio unico nel suo genere e chi ha avuto la fortuna di conoscerlo non può che raccontarne aneddoti, retroscena molto particolari, come ad esempio le chiamate nelle prime del mattino, alle 5 del mattino, attraverso il suo numero, sembrava che fosse il suo segretario, ma non può anche smentire, perché a molti alle 5 del mattino riceve questa chiamata, a parte l'avvocato Agnelli, pensa, ma che vuole alle 5 del mattino l'avvocato? Domanda a quel paese. Tanto che molti giocatori, ex giocatori della Juventus, sono mandati puntualmente la prima volta a quel paese. Con gli occhi appena spalancati dal letto, vedevano il cellulare, l'avvocato Agnelli. Cellulare non c'era. Però non c'era il segretario dell'avvocato che faceva tutte queste chiamate e quindi vediamo al telefono con chi sta chiamando. Chiamava il segretario a casa di quell'avvocato. E qui voglio dire questo, l'avvocato Agnelli, che persona era da vicino? Raccontaci tu, caro Marco, una retroscena relativo alla tua convivenza con l'avvocato e se l'avvocato veramente era un grande intenditore di calcio così come è dipinto da ogni ex suo calciatore. Per il genitore di calcio sembra una parola esagerata, però era uno che piaceva il calcio, ci veniva sempre a salutare tutte le domeniche prima della partita, ci raccontava che aveva visto dei giocatori in giro per il mondo molto forti, uno di questi era Maradona e lo consigliò a Boniperti disse ma no, il calcio non capisce niente del calcio, e poi Maradona invece è venuto fuori ed era stato consigliato da un suo dirigente in Argentina. Adesso posso raccontare due cose dell'avvocato. Una, proprio una telefonata alle 6 del mattino che mi ero fatto male a una gamba, mi ero strappato. E dov'è che ti ha chiamato? Il cellulare? Non c'era il cellulare. Il cellulare non c'era. Ha chiamato al telefono il segretario che mi ha passato l'avvocato e mi dice, senta Adeli, visto che ha dei problemi alla gamba, perché era un periodo che mi faceva un po' male, 2 o 3 volte l'anno mi faceva male. E allora gli dico, guardi, non ne posso più, me la taglierei. E lo dice a me, mio figlio, che aveva grandi problemi a una gamba sua. E poi un'altra cosa, per dimostrare chi era l'avvocato, quando io sono passato all'Inter, mi ha telefonato durante la presentazione dell'Inter, dicendomi, si ricordi che io per lei ci sarò sempre, e questa è stata la più grande soddisfazione. Ecco, Marco Tardelli è un'icona dello sport nazionale e la vittoria a Spagna 82, 34 anni fa, la ricordiamo ancora come se fosse ieri. Io vorrei chiedere a Marco, durante quella notte che ha preceduto la finale mondiale di Spagna 82, che cosa è successo all'interno dell'albergo che vi ospitava? Dormivate, giocavate a carte,
facevate altro, magari che so, chiamavate anche qualche donna per distrarvi, cosa facevate in quelle stanze segrete? La finale era piena di donne, e diciamo divertiti molto. No, dire, molti dormivano, c'erano quelli un po' più sereni come Zoff e Scilea che riuscivano a dormire tranquillamente. E io insieme a Selvaggi, Bruno Conti, non riuscivamo a dormire e pagavamo per le varie stanze degli altri compagni, finché a un certo punto è arrivato Berzot e ci ha preso, ci ha preso in camera, ci ha addormentato, raccontandoci tutte le sue storie, e abbiamo passato la serata così, non è che potevamo fare qualcosa di diverso, ma era una dolce serata, perché sapevamo che ormai c'era una cosa particolarmente importante, soprattutto per la nazionale italiana. Forza Palermo, forza, corri forte e vincerai. Forza Palermo, forza, come vede tu sarai. Crossa dalla sinistra o crossa dalla destra, lancia la palla in aria e qualcuno si segnerà. I colori rosa nero sono per noi una passione, come il calcio ed il pallone, solo tu ci fai sognare. Un sol battito dei cuori per un cuore rosa nero, dalle curve sale forte un sol grido. Serie A!